Amiche ed amici di Radio News 24, bentrovati da Gianluca Ruoplo su On Air. Prosegue il nostro viaggio tra le regioni della nostra bella Italia alla scoperta di nuove storie da raccontare. Quest'oggi il nostro viaggio fa tappa in Sicilia, precisamente a Giarre, dove avremo l'onore e il piacere di intervistare un medico estetico e sto parlando di Antonio Pulvirenti. Ciao Antonio, bentrovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito, sono veramente felice di questa opportunità e sono un medico che ha scelto di rimanere in Sicilia, ha fatto una scommessa di fare un centro di eccellenza laser qui in Sicilia. Che bello, complimenti. Allora, come detto, Antonio è un medico estetico, però specialista in medicina anti-age. Quindi, Antonio, passiamo rapidamente, insomma, alla scoperta della tua figura professionale, poi approfondiamo tutti gli argomenti del caso. Allora, nasco come geriatra, quindi mi occupo di medicina anti-invecchiamento, poi ho approfondito la medicina estetica, mi sono diplomato presso la scuola del professore Bartoletti a Roma e poi ho cominciato a lavorare, a innamorarmi dei laser che sono diventati il focus del mio lavoro. Ormai faccio questo lavoro da 31 anni e nonostante abbia esperienza internazionale, però ho scelto di rimanere in Sicilia per cercare di dare eccellenza a questa branca nuova della medicina estetica e anti-age e dei laser. Allora, se ti dico macchie cutanee, tu cosa mi rispondi? Allora, è stato un amore a prima vista. Adesso ci considerano un centro eccellenza per la rimozione delle macchie cutanee. Abbiamo fatto un metodo che ci permette di affrontare le macchie cutanee di vario tipo, soprattutto il melasma, oppure le macchie cutanee, dove c'è l'interazione tra sostanze di tipo chimico, quindi i cosiddetti peeling o sostanze schiarenti, e l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione che permettono di frammentare la macchia, cioè di renderla più invisibile, affinché poi il paziente, proseguendo una terapia domiciliare, possa avere questo tipo di risultato. E questo ci ha permesso di essere, in questi ultimi anni, un punto di riferimento per tutte le pazienti e tutte le persone che avevano questo inestetismo così importante. Ci tengo a ribadire che questo tipo di trattamento non ha recovery time, che significa che il paziente può ritornare velocemente alle proprie attività sociali, quindi non ha il problema di avere le croste, di avere l'impossibilità di andare al lavoro, di non presentarsi in questo periodo che siamo tutti online anche alle presentazioni tramite webinar. Quindi è stato un metodo validato in tanti anni con tanti pazienti. L'altro giorno facevo una relazione a dei colleghi, abbiamo trattato circa 3.000 pazienti in questi ultimi 20 anni con questo metodo integrato. E devo dire la verità, riusciamo ad avere veramente dei risultati eclatanti. Molto bene. Senti Antonio, io non voglio più le rughe, posso ri rivolgermi alla clinica Pulvirenti? Vabbè, la medicina estetica oggi come oggi è appannaggio di tantissime persone. Per le rughe, ovviamente, è il focus della medicina estetica. Sono quelle che ci fanno sembrare invecchiati e molte volte tristi, anche se non lo siamo. Diciamo che i due componenti principali, le due armi terapeutiche più importanti per il medico estetico sono la tossina botulinica e l'acido ialuronico, il cosiddetto filler. Quello che è importante ricordare per tutte le pazienti che ci ascoltano, i pazienti che ci ascoltano, che il botulino agisce sulle rughe dinamiche, quindi quelle che io ho quando contraggo un muscolo, chiudo gli occhi e creo queste rughe. Quindi andiamo a rallentare la contrazione, niente di congelato. L'acido ialuronico, che è famosissimo, il famoso filler, non serve altro invece che a riempire. Quindi lo utilizziamo sulle rughe cosiddette statiche, quelle ovviamente come le mie nasogeniene o quelle delle signore che si fanno le zampe di gallina, Sì, andiamo a è riempire chiaro, con chiaro. queste sostanze molto naturali, ovviamente nei limiti della possibilità di non fare dei visi falsi, e capite bene come la medicina, grazie a questi tool particolari, ci ha permesso di avere un miglioramento di quello che è l'invecchiamento a 360 gradi del nostro viso. Anche queste sono metodiche integrate, cioè possiamo unire il botulino e possiamo unire l'acido ialuronico nella stessa paziente, la paziente non ha nessun tipo di effetto collaterale. Ovviamente rivolgetevi sempre a personale qualificato, quindi controllate È sempre, perché uno giusto. dei problemi più grossi della medicina estetica
è che siccome è stata intesa come una facile fonte di guadagno, molti colleghi, e mi dispiace dirlo, si sono buttati su quest'onda di medicina, che è medicina a tutti gli effetti, sia preventiva che curativa, e molte volte i risultati sono quelli che poi si vedono sui giornali con quelle porcherie che noi vediamo. È Però giusto, è giusto. questo. Antonio, hai fatto benissimo, ecco, a ricordarlo. Insomma, lanciamo anche un bell'hashtag, affidatevi a professionisti. Sei d'accordo, Antonio? Sì, sono d'accordissimo e ringrazio proprio trasmissioni come la vostra perché ci permettono di farci conoscere al di là della pubblicità per ogni singolo professionista, ma questo è un movimento che deve crescere ed è la serietà della medicina estetica. È E giusto. questo ci permetterà di fare conoscere e ad evitare alle pazienti di avere brutte sorprese. Molto bene. Infine ti chiedo, Antonio, è possibile anche la rimozione dei tatuaggi con laser a picosecondi, giusto? Sì, questa è una novità assoluta degli ultimi anni. La rimozione dei tatuaggi è cresciuta in una maniera esponenziale. Oggi come oggi tanti ragazzi hanno la necessità di rimuovere tatuaggi per due motivi fondamentalmente. Alcuni perché non si trovano più bene con quel tipo di tatuaggio perché gli cambiano esigenze di vita, qualcuno cambia anche la fidanzata. Però in Italia c'è una legge che non prevede la presenza di tatuaggi su aree visibili del corpo per gli appartenenti alle forze dell'ordine. Quindi molti ragazzi che devono fare i concorsi per i carabinieri, la polizia, la polizia penitenziaria, devono rimuovere necessariamente i tatuaggi. Era una sfida quasi impossibile fino a qualche anno fa. Pensate che per un piccolo tatuaggio necessitavano addirittura 2 o 3 anni di attesa. Adesso, con l'avvento di questi nuovi laser a picosecondi, si ha una rimozione più veloce, ma soprattutto più sicura in assenza di effetti collaterali. Brevemente, cosa significa picosecondi? Pico è una grandezza, è come Sì. dire microsecondi, e quindi significa un laser così veloce, 10 alla meno 12, quindi è proprio una cosa velocissima, che addirittura è così veloce che non emette un'energia termica, cioè calore, o meglio, il calore è così dissipato velocemente che l'effetto viene detto fotoacustico. Quindi rompe il pigmento del tatuaggio. Ricordiamo, i tatuaggi neri sono i più facili da risolvere, quelli arancioni, gialli sono un po' più complicati. E poi il nostro organismo, una volta che l'inchiostro è stato frammentato, reso più piccolino, lo digerisce e si ha lo schiarimento del tatuaggio in maniera completa. Noi, ovviamente, essendo un centro che si occupa di questo da tanti anni, abbiamo seguito l'evoluzione dei vari picosecondi. Questo ha permesso a tanti ragazzi di coronare un sogno, quello di fare il carabiniere, l'ufficiale dei carabinieri, il commissario, oppure ad altre persone, che i cosiddetti pentiti del tatuaggio, che crescono sempre più, di poter togliere anche dei tatuaggi che ovviamente in persone giovani hanno un significato, in persone un po' più mature cominciano ad avere un altro significato. Faccio l'esempio Molto delle bene. aquile sui Sì. toraci di persone con dei pettorali importanti, poi alla mia età quell'aquila diventa un pollo, quindi bisogna essere attenti a Hai questo. reso perfettamente l'idea, Antonio. Allora, prima di salutarti e ringraziarti, ecco, anche per questa bellissima descrizione, ecco, molto, molto puntuale e precisa, voglio ricordare che Clinica Pulvirenti la trovate, oltre che a Giarre, pre precisamente anche sui social network, quindi Clinica Pulvirenti su Facebook, su Instagram, sul canale YouTube e infine anche sul sito web www.clinicapulvirenti.com. Lascio l'ultima parola a Antonio, che magari vuole ricordare precisamente dove si trova la clinica. Allora, ringrazio la sua opportunità. Noi ci troviamo in un paese vicino Catania, a 15 chilometri. È stata una scelta di vita, diciamo, per evitare la confusione della città. E vi aspettiamo, siamo pronti a rispondere anche alle vostre domande. Abbiamo proprio un ufficio dedicato che può chiarire tanti i vostri dubbi. Grazie ancora, ciao a tutti. Grazie mille a te Antonio, ricordiamo hashtag affidatevi a professionisti e mi raccomando monitorate i canali social di Antonio dove troverete questa bellissima intervista che ha rilasciato per noi di On Air. Ciao Antonio, alla prossima e in bocca al lupo per il futuro. Ciao, grazie a tutti, ciao. Grazie a te, ciao.